la mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu te giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Benvenuti ad Antenna 2. Oggi siamo in compagnia di un personaggio della vita pubblica avezzanese, un personaggio che non si è fermato però ad Avezzano, ma ha girato il mondo, è un cittadino del mondo. Stiamo parlando di Sergio Rozzi. Sergio Rozzi è nato a Capistrello, vive ad Avezzano, ha 58 anni, come vedete non li dimostra, e dicevo ha girato il mondo e soprattutto le montagne del mondo. Lui è un dipendente del Parco Nazionale d'Abruzzo, che oggi si chiama Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Da quanto tempo sei dipendente del parco? Beh, sono intanto, buongiorno, fa piacere della... Salute a te. Fa piacere di questa intervista, perché mi dà anche l'opportunità di poter divulgare una serie di informazioni e notizie sull'ambiente, sullo sport, sulla città e dintorni, in maniera tale che facciamo anche un'informazione certo. Diretta. Sono dipendente del Parco Nazionale d'Abruzzo dal 1979, quindi quest'anno è il 31esimo anno. Sei uno dei più anziani. Sì, diciamo. Quindi hai una conoscenza delle attività del parco dall'interno, una conoscenza approfondita. Quanti dipendenti ha il parco attualmente? Il parco attualmente ha circa 120 dipendenti. Però sono troppi, dire, sono pochi? Beh, per il territorio non sarebbero pochi. Sarebbero giusti, perché un territorio di 60.000 ettari protetti, insomma, sarebbe una dimensione. E che è l'organigramma che è sproporzionato, in quanto sarebbero più necessità di guardia parco, quindi gente che fa controllo del territorio, e casomai più gente esperta in alcune tematiche di sostenibilità, tecnici. Purtroppo l'ente ha dovuto assorbire nel 2006 una situazione di precariato, per cui non ha potuto guardare tanto ai profili, ma piuttosto alle persone. Quindi questo, nel bene e nel male, ha rappresentato un elemento di criticità del parco. Oggi il parco vive un problema di sostegno economico, perché gran parte dello stipendio è proprio assorbito da questa forza lavorativa. Senti, il passaggio da PNA a PANALM ha comportato solo una differenziazione di sigla o qualcosa di più sostanziale? Ma di fatto il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo è sempre stato interessato nei comuni del Lazio e del Molise. Sì. Poi con l'ampliamento del 1996 di alcuni altri comuni del Molise, perché prima era solo Pizzone, entrarono anche altri quattro comuni, quindi nacque così l'esigenza di dare un riconoscimento, anche perché, e questo è bene precisarlo, i fondi di gestione del parco venivano esclusivamente dalla regione Abruzzo. E parlo di fondi comunitari, i fondi POP, i fondi FERS, i quali ovviamente per obiettivo 1 dovevano essere investiti nella regione Abruzzo. Quindi il parco aveva difficoltà a poter investire in territori di altre regioni. Sì, sì. Poiché le altre regioni avevano assunto una volontà di voler sostenere anche il parco fece questa... Quindi ha dei risvolti nella sostanza. Nella sostanza. Senti, quanti animali gestisce il Parco Nazionale? Ma il parco gestisce un territorio e chiaramente nel territorio ci sono delle priorità. Le priorità più importanti sono la tutela della flora e della fauna e delle risorse idriche, che poi poco vengono messe in luce, ma una delle grandi risorse naturali che il parco ha è il serbatoio idrico del centro Italia, è proprio i sei ambiti fluviali che ha il Parco Nazionale d'Abruzzo sotterranei, dall'Iria al Volturno, al Melfa, al Sagittario, al Sangro, quindi ha un potere. Come animali
sono gli animali totem, simbolo, quindi l'orso, il lupo, il camoscio, il capriolo, il cervo, c'è l'aquila, insomma, ha una biodiversità la più interessante forse a livello italiano. Hai lavorato con parecchi presidenti, parecchi direttori? Beh sì, ho avuto la fortuna di lavorare con 4 presidenti, 5, insomma, da Rambelli, defunto, poi 10 anni con Cifarelli, prima presidente, poi commissario, che ha un po' svolto, diciamo, essendo un giudice costituzionale, una gran brava persona preparata, è riuscita anche ad emettere dei provvedimenti di grande importanza, come la zonazione del parco, cioè ancor prima che entrasse la legge quadro del 90, nel 1984 il commissario Cifarelli, il presidente, con la direzione dell'ente, ha cominciato a mettere i punti precisi di riferimento della zonazione del parco, quindi i regolamenti di un parco. Poi c'è stato Pratesi per 10 anni. Fulco Pratesi. Fulco Pratesi, 5 anni buoni, 5 anni dico non buoni secondo il mio giudizio. E attualmente c'è Peppino Rossi, che è ex vice direttore degli anni 70 del parco, 80, esperienza di come direttore, come presidente nel Gran Sasso Monti della Laga, direttore di Federparco e oggi presidente del parco. E poi i direttori? No, presidente. No, dico, poi, no, poi, avuto... poi i direttori. Di direttori è facile, c'è stato Tassi, e dopo Tassi si può dire che c'è stato il buio fin quanto non è venuto. Con chi hai litigato? Hai litigato con qualche presidente, qualche direttore? Ma più che litigato, io ho avuto una difficoltà di interloquire con il dottor Di Benedetto, che era un cardiologo che era stato incaricato, non nominato direttore, perché quello lo nomina il ministro, quindi è stato in 5 anni, ha fatto il... Che cosa ti piace di più del tuo lavoro? Ma, è un lavoro, non la ritualità. È un lavoro o una passione? Beh, io penso, per me è una grande passione, è una grande fortuna, perché lavorare in un ente pubblico in cui già il nome Parco Nazionale ti dà un qualcosa in più e ti fa dare qualcosa in più, ma al di là di alcune situazioni personali, ma comunque chi lavora in un ente parco, chi lavora in questi enti, sicuramente hanno più possibilità di approfondire alcune tematiche, poi dipende anche dalla sensibilità delle persone, però chiaramente lavorare in un parco penso che sia la fortuna per qualsiasi cittadino, insomma, se poi sei del posto ancora meglio. Che poi ho vissuto un po' la figura di essere un estraneo, perché in fondo Pescasseroli ha la sua comunità, però di fatto sono un marsicano, quindi i problemi dell'ambiente li ho vissuti direttamente. Senti, il tuo posto di lavoro è una scrivania o una montagna? Ma è una montagna di lavoro senz'altro, no? È chiaro, è una scrivania, un ufficio, sono responsabile del servizio tecnico urbanistico e pianificazione, quindi mi interessa dal settore urbanistico fino alle piccole interventi di manutenzione. Devo dire che c'è tanto da fare, però quello che ti porta poi a superare anche 1000 difficoltà, considero che io comunque mi faccio... nel piccolo, ma non è che per me è un sacrificio, 120-130 km al giorno da anni, quindi mattina, sera, neve, pioggia, vento. Come al giorno? E quando vado a Pescasseroli e ritorno, perché vivo ad Avezzano. Ecco. Quindi no, non a piedi? No, a piedi no, qualche volta sono tornato. Ma quando vai piedi in ferie ti riposi? Beh, io si dice che sono sempre in ferie, perché faccio sempre le cose che mi piacciono, per cui è come uno cambia solo localizzazione. Quanto in genere... non mi piace andare in ferie e così, vado sempre a fare visite, progetti, attuazioni, per me è come stare in ferie. Perché... Senti, oggi il parco come sta? Finanziariamente oggi... e come gestione della natura? Tutto l'aspetto economico finanziario, il parco oggi ha risolto i problemi di debiti di bilancio, chiamiamoli così, o diciamo delle situazioni pregresse particolari. Sotto l'aspetto degli investimenti ha i soliti problemi di tutti gli enti, mancano progetti, mancano bandi precisi, mancano
diciamo, delle disposizioni ministeriali, sa, si vive un po' una situazione di grossa crisi, quindi anche i parchi la vivono. Però, per esempio, attualmente da qualche giorno ci è stato comunicato che abbiamo, l'ente parco ha preso un finanziamento per gli impianti fotovoltaici, quindi rimetteremo il centro visita di Pesca a Seroli con la nuova gabbia dell'orso, quindi si stanno recuperando anche molte risorse che dall'anno 2002 fino all'anno 2007 sono rimaste non utilizzate dalla direzione di Benedetto. Che ha dato. Senti, la politica vi aiuta o vi crea dei problemi? Ma sinceramente la politica, più che la politica, è il Ministero che qualche volta crea dei problemi a livello di controlli, forse di troppi controlli sull'ente, limitandone delle attività. Tu hai fatto politica ad Avezzano? Ma io ho avuto un'esperienza, per me, al di là dei risultati, positiva come approccio con l'epoca, il primo mandato di Spallone. Quindi fui, diciamo, proprio attraverso il parco, dopo, guarda caso, l'operazione Cicerana, dove andammo a demolire 29 villette su 31, quindi, e ci fu questo approccio fra la direzione del parco e il sindaco Spallone, al quale gli fu chiesto se aveva necessità di una persona qualificata a livello tecnico ambientale. Devo dire che Spallone mi ha onorato di questa cosa e a me mi ha fatto un immenso piacere, perché sono dedicato anima e cuore alla città di Avezzano. Però è durato poco questo incarico. È durato un anno e mezzo, forse per mio modo di agire, forse perché la politica poi ti porta a dei compromessi, a delle situazioni. Ho portato avanti il progetto di Adel Salviano, quello che ritengo di aver fatto con passione. Poi i risultati sono quelli di aver attivato la raccolta differenziata della carta, di aver chiuso la discarica di Santa Lucia e aperta quella nuova, di aver avviato un progetto di recupero e riqualificazione di molte aree. Insomma, di progetti ne sono stati fatti. Poi sa, dipende dai dirigenti, dipende anche dai fondi, tante altre cose. Senti, hai nominato il Salviano. Che cosa è la riserva naturale del Salviano? Che cosa è l'associazione il Salviano e che cosa è il parco del Salviano? Allora, andando in ordine cronologico, nel 90 è nata l'associazione Salviano, che quindi adesso ha compiuto i 20 anni e abbiamo festeggiato con... Un'associazione così? È un'associazione non profit. Innamorati del Salviano. Mettiamola così. Tra le priorità era quella di tutelare l'ambiente e lo sport del comprensorio marsicano. Quando è nata questa associazione si è legata a un progetto che era il Parco del Salviano. Perfetto. Il Parco del Salviano è un concetto nuovo, non di soliti parchi, ma un parco periurbano, cioè un parco che avvolgesse la città in un progetto di sostenibilità e di sviluppo della città, imperniato principalmente sul recupero di tutte quelle aree abbandonate, demaniali, quindi dello Stato, non utilizzate e che erano soggetto a rischio di speculazione edilizia. Basti dire che guardare gli atti del PRG e vedere nel 1990 la destinazione di un'area che stava a ridosso del tiro a volo, tiro a piattello del Salviano, c'era un indice di fabbricabilità fondiaria equivalente a quello di un metro cubo su metro quadrato. Quindi c'era, e questo secondo me ha fatto sviluppare quella odiosa minaccia dell'incendio che... Certamente è stato doloso, insomma, non può essere un incendio quello naturale. Quello di 15 anni fa. Quello del 93, dell'agosto del 1993. E quindi 17 anni fa. C'è stato sicuramente generato da qualche movimento, adesso chiaramente non certo dai cacciatori o da movimenti, no. Secondo me, da autocombustione. No, c'è stato un movimento, c'è qualcuno che ha attizzato l'aspetto, non dico culturale, ma di sottocultura questa forma. Comunque, questa è il progetto del Parco del Salviano, che ha avuto un suo iter istituzionale attraverso la realizzazione di un parco attrezzato del Salviano, perché quella era la legge regionale che prevedeva l'istituzione e il riconoscimento, che cosa che avvenne nel 1995, perché tutti non sanno, ma nel 95, nell'ultimo consiglio regionale, devo dire grazie anche all'allora assessore Stati, che era della opposizione,
all'unanimità fu votato il parco attrezzato del Salviano. Però purtroppo cadde il governo regionale come fine del mandato e il commissario di governo fece osservazione sulla legge perché non erano stati inseriti 20 milioni per 20 milioni delle vecchie lire per l'attivazione, quindi era stato cancellato il capitolo di bilancio, a beneficio forse di qualche altra riserva. Era il 95, nel 99, quindi poi arrivò l'assessore all'ambiente della regione Abruzzo ai parchi, la Pezzopane, e all'ultimo periodo del suo mandato, nel 1999, esattamente il 20 dicembre del 99, fu istituita la riserva del Salviano, in quanto non poteva istituirsi il parco del Salviano perché nel recepimento della legge quadro della 394 con la legge del 96 della regione Abruzzo non furono previsti i parchi periurbani, nonostante che la legge quadro prevedesse all'articolo 3,4 l'istituzione dei parchi urbani e periurbani. Ma al di là delle definizioni, quindi, che è cambiato per il Salviano dopo che è stata istituita la riserva naturale? Allora, non è cambiato, non è cambiato nulla. Perfetto. Perché diciamo, le finalità istitutive sono quelle di tutelare più che altro l'ambiente e le tradizioni storiche e culturali del Salviano. Tant'è vero che nella legge istitutiva si prevede il mantenimento di tutte le attività in esse. Quello che invece non è stato fatto e che stiamo facendo adesso con forte ritardo, ma non per colpa dell'associazione, ma per tutta una serie di gestioni, di diciamo, inefficienze amministrative, no? Che sono partite dal 2001 con l'accordo del protocollo fra il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Comune di Avezzano, è il piano di assetto della riserva, perché senza un piano di assetto della riserva non esistono le regole, e quando non esistono le regole chi lo deve fare questo piano di assetto? Lo sta facendo il Comune adesso, l'ufficio della riserva, e deve essere portato, io mi auguro entro un mese o due mesi da oggi, alla approvazione in consiglio comunale. Quindi quel percorso pedonale, quello è tutt'altra cosa, quello realizzato dalla provincia. Il percorso pedonale, a parte che è un'idea nata diciamo, dall'associazione, poi ovviamente abbiamo sostenuto anche la provincia alla realizzazione, è un progetto che fa parte del piano d'assetto, è uno dei percorsi di fruibilità del Salviano, che però, bisogna dirlo correttamente come stanno le cose, già ha dei problemi. I problemi sono: la gestione di questo sentiero deve essere ben precisa, perché la manutenzione va fatta principalmente, senza manutenzione le cose non si mantengono. Secondo punto, bisogna adeguarlo, metterlo a norma. Oggi, in base ai parametri della sicurezza, quel sentiero non è a norma, in quanto ha un parapetto in alluminio e quindi deve essere rivestito in legno, perché in caso di incidenti o comunque di un ragazzino, di un anziano che va a battere il parapetto che divide la strada asfaltata, diciamo, il guardarail deve essere messo a norma, cioè almeno per la parte interna deve essere rivestito in legno. Deve essere fatta una segnaletica educativa informativa, a parte quella che c'è oggi. Doveva essere montata in una maniera diversa, capisco che avendola poi uno comunque l'ha messa, però dice il contrario come indicazione. Però al di là di questa deve essere fatta una informativa sulla tipologia del percorso. Per esempio c'è chi ci va in bicicletta, chi decide di andare a sinistra, chi decide di andare a destra, chi decide di correrci, di camminare, quindi va regolamentato. E come tutti i regolamenti devono essere dentro un piano, e quindi si vedrà poi chi la gestirà. Una volta si parlò di un gemellaggio Salviano-Stoccolma. Allora, l'idea del gemellaggio, io sono stato a Stoccolma anche per altre cose, è che l'ecoparco di Stoccolma è il primo parco periurbano a livello europeo. L'ecoparco del Salviano, o il parco periurbano del Salviano come progetto, era identico, diciamo, era come similitudine, e quindi l'ambizioso sindaco Spallone lungimirante era quello di gemellare la città di Avezzano con diciamo, la città di Stoccolma attraverso una farfalla che era un po' il simbolo sia del parco periurbano del Salviano sia del parco. Poi qui mi ha fatto la domanda prima la politica, e questa è la lungimiranza della politica, cioè chi sa guardare avanti. Oggi si vive di cooperazione, si vive di esperienze transfronteriali anche a livello culturale.
e si vive soprattutto di progetti integrati e comunitari. Fare un LIFE oggi, un progetto LIFE Plus, attraverso l'Italia e la Svezia con un altro partner, potrebbe essere uno dei progetti per sviluppare una ricerca scientifica e un progetto sostenibile per il comprensorio marsicano. A proposito di grandi progetti, parliamo di un altro progetto, il progetto Marsinca. Marsinca nasce da è una tua invenzione. Sì, è Marsi più Inca, sono due popoli, diciamo, simili per alcune situazioni. I Marsi dominati dai Romani, ma non tanto, perché c'era la famosa frase nec sine nec contra Marsum, ma gli Inca comunque sconfitti da Pizarro quando ci fu l'invasione del Sud America da parte degli spagnoli. Dunque tutto nasce da un progetto di cooperazione nato tra Avezzano, la riserva del Salviano e il bosco di Titancaioche da Ayacucho, attraverso un gemellaggio che si fece nel 2001 e nel 2002 in Avezzano, che era praticamente, io ho aperto e chiuso come assessore il periodo di Spallone, sono stato il primo e l'ultimo assessore all'ambiente. Stiamo parlando di una località nel Perù. Nel Perù, Ayacucho, un'unità a 4.000 metri. Terra di Sendero Luminoso del terrorismo, dove comunque vive una pianta e diciamo un biotopo particolare che sta solo lì, che è dedicata ad Antonio Raimondi, che è un italiano che ha girato il mondo scopritore di questa pianta, e quindi è nato questo progetto di cooperazione. Il progetto ha previsto la realizzazione di una riserva. All'interno di questa riserva, io avendo sviluppato lì 5 ecomaratone, come lo sport, come elemento di comunicazione e di promozione del territorio, mi è venuta l'idea di realizzare un centro educativo sportivo ambientale. La Regione Abruzzo me lo ha finanziato e quindi oggi in Ayacucho, a 4.000 metri di quota, Chong, che sono altre 5 ore da Ayacucho, per dire, no? Quindi, dietro l'angolo. Dietro l'angolo, esiste un complesso, un fabbricato, con una biblioteca dello sport e sulle attività naturali, con questo, diciamo, manuale che un po' rappresenta un po' il succo, è un processo di Agenda 21 della situazione, e ci sono 3 ragazzi in cui noi come associazione il Salviano, attraverso la raccolta del 5 per 1000, no? E facciamo vivere come un contributo di borsa di studio, gli diamo circa 2.000 euro l'anno. Quindi c'è un segno di Marsica, e lì c'è il fabbricato che poi vedrete sia nelle foto e sia nei miei video, e questo ha dato l'opportunità di far conoscere l'ERCI, perché poi ha vinto un premio a livello del Perù come migliore istituzione straniera sulla solidarietà. Quante maratone hai fatto? Ma io ho fatto una 50ina di maratone su strada normali, chiamiamole così, e una 30ina di esperienze un po' particolari, chiamate quelle di maratone estreme, dal deserto. Allora, in totale quando? Un'80ina di maratone. Non le ho contate perché fermarsi a contare. Quindi una media di 2 l'anno. Beh, ho fatto anche di più. Okay, 58 anni. Sì, come in media, diciamo che sono andato 3 volte. E gli intervalli sono andato 3 volte, 6 volte in America e sono tornato di corsa. Insomma. Fra una maratona e l'altra vai a Pescasseri. Fra una maratona e l'altra a Pescasseri, fra una maratona e l'altra uno si va allenando, varie situazioni. Senti, io ho un appunto qua, mi ero scritto che cosa ti piace di fare, ma una domanda banalissima. Ma quello che piace di fare è che più che cosa mi piace è che è bello quello che riesco a fare, poi al di là dei sogni, insomma, uno si sente ogni tanto si ritiene soddisfatto per quello che riesce a fare. Vorrei fare molto di più, però. Cioè, più seriamente, quali pericoli ci sono per il Salviano? Il pericolo più grande è l'abbassamento dell'attenzione. Perché anche i giornali, vedo che ormai vanno a prendere dei spunti puntuali e non di una visione strategica. Il Salviano deve essere visto come un cuore di un progetto più ampio. Ti piacciono quelle motociclette che vanno su e giù? Chiaro che come fanno a piacere. No, certo, uno che è appassionato di moto può darsi che gli piace, ma al di là di questo ridiamo ai regolamenti.
Cioè, quella è una, comunque quella è una strada, finché sarà strada, purtroppo, Certo. purtroppo è una strada di Svolge una comunicazione, funzione. svolge una funzione Certo. sociale, c'è un codice della strada che mette dei picchetti ben precisi sia ai pedoni e sia E ai diciamo, ai ciclisti. ciclisti. Allora, lì bisogna avere il coraggio di fare una conferenza di servizi attraverso la provincia, la regione, e la riserva con il comune e decidere qual è la strategia del futuro. Se bisogna fare un secondo tunnel sul Salviano per garantire un'accessibilità, diciamo, da nord a sud, da Avezzano a Sora a Napoli, in cambio di questa diciamo, danno ambientale, tra virgolette, c'è però che ne deriva che la strada attualmente diventa una strada comunale e quindi può essere declassificata e diventare una strada ciclabile. Penso che siano questi gli strumenti da mettere a tavolino e da una parte creare posti di lavoro, perché creare un'altra galleria di 1 chilometro e tutte le attività stradali connesse può dare comunque un contributo, anche se diciamo parziale, allo sviluppo economico del territorio. Dall'altro però c'è una grande compensazione ambientale. Se poi pensiamo ai percorsi in bici, sulle leggi sulla mobilità, su tutto un discorso anche del protocollo di Kyoto, la riserva del Salviano potrebbe accedere a un finanziamento particolare, perché proprio attraverso la declassificazione della strada significa immettere meno motori e quindi sul consumo di CO2. Un'altra domanda sciocca. Che differenza c'è fra il Salviano e l'Everest? Sotto l'aspetto ambientale sono due biotopi particolarmente diversi e Spiega la parola lontani. biotopo. Biotopo è l'insieme di diciamo, caratteristiche fisiologiche, ambientali, naturali che ha un'area. Quindi non solo guardarla sotto l'aspetto di un albero o di un animale, per dirlo, ma anche di tutte le altre diciamo, energie che sono naturali, che sono l'acqua e tanti altri processi che svolgono in funzione. Quindi chiaramente perché uno dice tutela l'orso, mi limito a tutelare l'orso, ma per tutelare l'orso tutelare anche l'area di sedime dell'orso, dove vive l'orso, e quindi il melo, le piante, quindi tutto. L'Everest. L'Everest è famosa perché è la montagna più alta del mondo, però se gli Quante togliamo. volte ci sei stato? Io a Campobasso dell'Everest sono stato 3 volte, perché io più del campo base, non, proprio per Certo, non sei un caratteristiche, non alpinista, sono un sei alpinista. marciatore. Anche se ho provato anche qualche esperienza di stile alpino, però bisogna essere, diciamo, coscienti e la montagna va rispettata. Il Però. prossimo viaggio dove lo fai? Beh, è banale dire il Perù, ho degli Certo. interessi di progetti, eccetera. Sono stato in Terra Santa la settimana scorsa su un progetto sulle strade del Pellegrino dello Sport, quindi sono andato a fare un po' di volontariato, sono stato invitato, insomma, è stata una bella esperienza. Hai un sogno nel cassetto. Beh, sa, di sogni se ne fanno tanti, forse vedere realizzato una cosa che ideammo negli anni 90 e quindi che la Corsa dei Fuochi diventi il palio della Ad città di Avezzano. Avezzano, sì. Proprio in onore della Madonna di Peracquaria, il palio della Madonna di Peracquaria che già allora aveva avuto un notevole successo, è stato fatto per 5 volte. Insomma, bisognerebbe riprenderlo con un'organizzazione, con il comune, con una fondazione e realizzare forse un evento sportivo legato non solo alla tradizione religiosa, ma legato alla cultura, alla storia, allo sport. Ecco, Sergio Rozzi è questo qui. Sì, nel bene e L'abbiamo nel male. catturato fra una maratona e l'altra, l'abbiamo invitato qui. E forse ce ne vorrebbero di più di personaggi, di sognatori, così. Grazie Sergio Prego, per questa io chiacchierata ringrazio a voi e grazie a chi ha voluto farci compagnia. Buon lavoro e soprattutto buoni viaggi. Grazie. Thank you.